eccoci qui nei top 100 migliori TikTok di Brawl Stars. E si parte con il primo che viene trollato da Bea. Ma il primo, come fai a beccare sempre lo stesso teletrasporto? Si continua con Dynamike, lancia il bombone, al posto dei due barili escono due barrel, al posto di due cactus escono due spike. Mega razzo di Brock che uccide Tick. Va bene, andiamo benissimo. Se non l'avete ancora fatto, inserite il codice Kazu nello shop di Brawl Stars, importantissimo, e iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. Buongiorno signorina Piper, usala su. Ok, mi dispiace per te Piper, ti ho voluto bene, ma si va avanti di nuovo all'interno di sopravvivenza. Shelly con 19 power up, ben 11.000 di danni. Ma come si permette Shelly ad averlo killato? E si continua con un... no, cioè Eugenio preferisce non grabbarlo. Tre teletrasporti, si va avanti sempre col piccone di Carl, che riesce a distruggere quasi tutti gli scheletrini, e si ritrovano dall'altra parte. Di nuovo quel Dynamike, sempre con questa skin. Adesso sicuramente killerà niente, bombardino si riesce a vendicare e lo killa. Ma si va avanti con la signorina Ems, poi Energetic che è felice, Luke ovviamente piange, e Morticio che trolla tutti e quanti. Gigi per il signor Morticio Rocchettaro. Si va avanti. Cosa cavolo sta succedendo qui? Magic. Giusto, è vero, Maxine si è teletrasportata. No, seriamente, c'erano due Maxine. Una Maxine è ritornata di là grazie al suo gadget. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscete quel gadget. E poi Dynamike ha beccato Bull, quindi ti conviene scappare? No, c'è anche Mortis, stai attento. Si continua il football, Leo non vuole fare un trick shot. Ecco, questi non sono i trick shot più consigliati da fare. Ma poi tra l'altro cosa ha cercato di fare Iris con la sua tessolina? Cioè perché ha distrutto il muro completo? No, 8 bit ti fai killare. Cioè per non farti killare da Francuccio ti sei fatto killare dalla nube tossica. A questo punto ti facevi killare da Francuccio, gli davi un bel power up. Che cavolo sta succedendo qui? Gelindo, Mortis, Brocco, non ci sto capendo più niente. Però... ah, ciao Byron. Ok, adesso vediamo come riuscirà a distruggere. Ah, c'è Colette che riesce a prendere tutti i power up. Come ti sei permesso Colette? Byron ci ha messo tutto quel tempo per distruggere le casse. Ma allora, voi mi dovete spiegare una cosa. È un genio, perché ce l'ha con Dynamike? Anche... no, no, non può arrivare questo momento. Non può arrivare questo momento. Si va avanti, il teletrasporto preso dal signor Bu. Attenzione che c'è qualche altra cosa che si nasconde nei cespugli. No, c'è Eugenio, c'è Bibi, e devi stare attento anche ad Ems. Quindi secondo me ti conviene ritornare di nuovo nel teletrasporto. Attenzione, arrivano le due Piper di soccorso che riescono a dare una mano a Bu. Beh, io non credo, perché contro Bibi non credo ti convenga così tanto Piper. Ma si va avanti, triplo colpo, riescono a killare. No, io questa cosa la devo provare assolutamente, è bellissima. Guardate qui la testolina di Tick, diventa praticamente infinita, cioè non scompare più, si teletrasporta da tutte le altre parti e non scoppia praticamente. Si va avanti con il carissimo 8 bit. Oh no, è il primo. Perché hai fatto questo? Cioè che cavolo, ti conviene restare semplicemente al centro e nessuno ti darà fastidio, stavi vincendo tranquillamente. Allora Maxine col 5G, Corvetto col 4G, adesso vediamo cosa succede col 3G. Infatti stiamo con 8 bit, 2G, giusto, c'è Bull che ovviamente non riesce a muoversi per me. L'1G, che cavolo era l'unico G? È l'unico G, è proprio l'1G, non ci ho capito tantissimo. C'è Dynamike che distrugge tutto con bomboni, gadget, non si sta capendo niente. Mi sa che questi qui sono i TikTok più belli di Dynamike. Shelly, attento Leon, scappa. Vabbè, tanto si sapeva, ovviamente perderai questa partita, ma Shelly aveva tutti quei power up, che è sta roba? Ok, non ci ho capito tantissimo. Si va avanti con il signor Bollo. Eccolo qui di nuovo. Cioè è bellissima sta cosa. Tutti i brawler si teletrasportano e ovviamente cambiano brawler. È un montaggio, sembra scontato, ma si va avanti di nuovo con la testolina di Iris. E niente, Iris, fai finta che non hai visto nessuno, ti conviene secondo me. Poi c'è Carletto che è stato bloccato, Semino che ovviamente adesso lo killerà. Attento che sta per scomparire la siepe. Tra poco non avrà più la super e lui ti potrà attaccare. Attenzione. Ok. No,
No, com'è possibile sta cosa? Anche prima l'abbiamo visto col piccone di Carl, quindi si può fare con praticamente tutti i brawler. Voglio provare a fare un video dedicato su questa cosa, mettere magari dei teletrasporti molto distanziati per far partire gli assistenti dei brawler attacchi e vediamo cosa succede. Dynamike, io non so se ti convenga così tanto, perché comunque Shelly corpo a corpo con una super, lei ha pure 3 power up, è ovvio che ti killa. Poi Dynamike non è che ha tutta sta vita. Ecco, beh, ad esempio potrebbe farcela. Aspetta, vediamo, vai! Killate Shelly! Sì, ma killale, è inutile che... No. Cuore rotto! Ma c'è subito Rosa, pronta a ricuocere tutto il cuore. Attento, Mortis, scappa Mortis. Vediamo chi vincerà questa competizione tra Mortis e la testolina di Tick. Mi sa che vincerà proprio la testolina di Tick. Ed eccolo di nuovo qui col teletrasporto. Vediamo cosa vuole combinare questo corvetto. Chi magari comparirà dal... Che cavolo è successo? Chi compare da questo? Niente, semplicemente corvetto. Io non ce la posso fare. Basta Dynamike usare questi gadget e attacchi completamente a caso. Oh mio Dio, stai attento. Vai, il primo, raccogliti tutti i power up. E a questo punto è arrivato il momento di killare Bibi. Ma si continua con Colt, bello camperato, nascosto nel cespuglio. No. Adesso di nuovo Colt come da... Ok, Eugenio ce l'ha con Dynamike, ma abbiamo scoperto che è caro amico di Mortis. Quindi ecco perché ce l'ha con Dynamike, perché di base Mortis ce l'ha con Dynamike, visto che Eugenio è amico di Mortis, anche lui ce l'ha con Dynamike. E poi Piper qui si sta divertendo a killare Shelly. Ma ecco appunto, non mi ha dato neanche il tempo di dirlo. Ovviamente Shelly riesce a killare Piper. Mi raccomando, per altri video di questo genere, se non l'avete ancora fatto, spolliciate. E siamo all'interno di sopravvivenza. Mortis con 15 power up che si diverte a prendere in giro palesemente Dynamike. E lo trolla anche, ma è ovvio che con 15 power up riesce a killare un Dynamike. Volevo vedere la situazione al contrario, ovvero Dynamike con 15... Primo, che cavolo stai combinando? E stai attento che c'è Bull nascosto lì. Ma si continua sempre di nuovo con il primo e Bull, questa volta con skin diverse. Ma la situazione non cambia. Che cavolo sta succedendo? Ma perché non si killano? È il primo, killa Bull veloce pure al massimo. No, dai, poverino, adesso viene un killato dalla nube tossica. Mortis nel campo di prova, usa la super, si riesce a ricaricare tutta quanta la vita. E intanto si è ricaricato un'altra super, quindi il robottino ora è in difficoltà. Ma si va avanti in sopravvivenza. Attenzione che Leon attiva l'invisibilità. Di là c'è anche Corvetto, vediamo cosa succede. Oh, calmo, che c'è pure Dynamike. Sfida, uno contro uno, Colt versus Colt. Ma quel Colt ha 12 power up, appunto, non so quanto ti conviene. E poi c'è Eugenio, di nuovo Eugenio. In questo momento mi sta abbastanza attiva. Ecco appunto, ben di sta. È buono che ti killano, si continua con Sandy. Attenzione che attiva... No, perché questo è sbagliato? Perché bisogna attivare l'invisibilità e andare da quest'altra parte. Ecco perché appunto Bombardino scappava di là. Stokes, ottima questa cosa, sicuramente la utilizzerò all'interno delle mie partite. Energetic si teletrasporta e Piper riesce a killarlo. Ottimo così, GG. E poi c'è Corvetto, tra l'altro con la skin Mecha, che io ho questa skin. E poi c'è Shelly nei cespugli. No, non so quanto ti convenga, signor Corvetto. Adesso sarei killato, ma si continua. Mortis, Shelly. No, perché dai? No, non è possibile sta cosa. Cioè, spiegatemi com'è possibile che Mortis riesce a killare una Shelly con 10 power up. Appunto, perché Shelly già con 5 power up riesce a killare bene, invece no. La lascia con uno di vita, visto che avevo la star power. Si riesce a ricaricare di nuovo tutta la vita, Bea. E perché sono entrambi tristi? Ma killatevi! Si va avanti con il signor Barile, ok? Uso una bella super... Super praticamente infinita di Beryl. E questo l'abbiamo già visto in altri miei video. La signorina Piper deve fare una decisione importante. Preferisce non scegliere Eugenio. È arrivato il momento di Leon e viene praticamente frenzonata. Quindi ritorna ad Eugenio. Ed Eugenio la respinge, poverina Piper. Però un pochettino te la sei cercata, dai. Hai rifiutato Eugenio. Oddio, questa cosa già l'avevo vista. Guardate cosa succede. Usa un botto di super il signor Semino. Le casse praticamente vanno a scomparire. Ma dovete vedere la sorpresa finale, un qualcosa di bellissimo. Ok, altra super, restano solamente due casse. Guardate qui ora cosa succede. Distrugge le ultime due casse. E 3, 2, 1, boom!
un botto di power up, tutti quelli delle casse precedenti.